Amici dei videogiochi, ma soprattutto amiche dei videogiochi, bentornati e bentornate su Videogiochismi. Dicembre avanza, siamo arrivati al quarto giorno del nostro calendario del picchi Advento. In questa quarta puntata esamineremo un'altra tipologia di giochi di botte, perché abbiamo visto un approccio giapponese, come un po' iniziato il tutto. Abbiamo visto l'approccio americano, molto con gli usatori digitalizzati. Questa loro tendenza al realismo a tutti i costi. Realismo. Adesso, abbiamo visto ovviamente un gioco poligonale, molto fantasioso, di gente che vola e si spara a palle di fuoco. Adesso torniamo sulla realtà esaminando un gioco di wrestling. Perché cosa c'è di più rappresentativo del menarsi che il wrestling? Il wrestling è letteralmente la versione teatrale delle botte, a trame, a lottatori colorati. Cioè, solo chi ha visto il wrestling può capire quanta passione c'è dietro. E naturalmente questo è stato anche simulato nei videogiochi, per la gioia di tutti i fan di certi tipi di lottatori. Quindi adesso andremo a vedere un gioco che ho giocato in sala giochi anche parecchio, cioè WWF, perché oggi c'era WWE, ma quella volta c'era WWF, WrestleFest. Via con la sigla. Allora, WWF WrestleFest. Perché ho scelto questo gioco? Perché ci giocavo. Quando andavo nella sala giochi, me lo ricordo precisamente nella sala giochi di San Giacomo, che era una sala giochi molto carina, piena di cose interessanti, c'era questo gioco di wrestling, che era, secondo me, e a tutt'oggi ancora molto giocabile. La cosa curiosa è del 1991. La cosa curiosa è che è un gioco giapponese, cioè paradossalmente lo sport più americano di tutti, perché questi sono personaggi, perché okay, il Giappone ama molto il wrestling, ha tutta una serie di lottatori mascherati, pensiamo all'Uomo Tigre eccetera, però questo è un gioco sul wrestling americano, infatti sono tutti su licenza americano, però paradossalmente l'ha fatto una casa giapponese e posso dire, forse l'hanno fatto meglio loro che altri giochi successivi americani, perché gli americani hanno sempre questa tendenza a cercare questo realismo esasperato, infatti sono molti più picchiaduro americani con personaggi digitalizzati che disegnati, perché loro vogliono sempre, ci provano troppo a voler mostrare che non fanno giochi per bambini, ma boh, è un discorso che riprenderemo magari più avanti. Adesso torniamo a questo gioco. Il wrestling. Quegli anni i lottatori erano molto pittoreschi, perché magari vi ricorderete ultimamente che c'era questa ripresa del wrestling su Italia 1, che c'era o sul cielo, e c'era, non so, Eddie Guerrero, Rey Mysterio, eccetera, eccetera. Adesso c'è la WWE, c'è Raw, c'è tutte queste leghe qua particolari. A noi che siamo vecchi, anzianotti, piaceva, diciamo, iniziamo, ci mettiamo un gettone, iniziamo a giocare, così che sennò facciamo notte. Però, come vedete, cioè, sono due modalità, Royal Rumble e Saturday Night Event, perché proprio hanno, questa è una battaglia tutti contro tutti, prendiamo i vari lottatori, prendiamo Ultimate Warrior, i lottatori che c'erano quella volta erano molto colorati, era divertente, perché il bello del wrestling è che c'è uno impatto con lo spettatore sa benissimo che è tutto finto, ci sono delle trame scritte, però è una specie di telenovela, perché
picchiatori, dove invece di amarsi la gente si mena, perché è veramente, tu lo sai che è finto, però ti diverte, perché è ben recitato, cioè, e quella volta, secondo me, gli anni famosi dove noi avevamo il The Peterson, vi ricordate, non so fare The Peterson, era veramente, un attimo concentrare, era veramente bello perché c'erano Hulk Hogan, Ultimate Warrior, tutti questi sergente, era veramente erano veramente dei personaggi che hanno fatto storia in un certo qual senso. Questo gioco li riprende tutti. Ora, a parte la grafica allucinante, perché cioè guardate che, cioè, che personaggio, cioè figurarsi di essere conversioni per computer riuscivano in questa cosa, ma questo gioco, pur avendo due tasti che io sto usando, cioè il tasto del pugno e il tasto del calcio, però facendo varie combinazioni è possibile fare di tutto di più. I boss finali di questa, guardate che sto cercando di, bam, i boss finali di questo gioco sono la Legion of Doom, e abbiamo appunto due modalità. Quella che sto facendo adesso è la Royal Rumble, cioè che ci sono, voi usate un personaggio oppure un vostro amico può prendere un altro personaggio, ed è un tutti contro tutti. Infatti vedete che casino, si capisce quasi una pava, e praticamente ogni tot minuti, sono stato sconfitto, ogni tot minuti arriva un lottatore, entra un lottatore del ring e bisogna o buttarlo fuori o fargli perdere tutta l'energia, schienarlo col solito 1, 2, 3, e questa è una modalità. Dopodiché c'è l'altra modalità, che è invece il tag team, dove scegliete un personaggio voi, un altro personaggio diventa il vostro alleato e dovete fare una serie di incontri e schienare i personaggi avversari. Infatti abbiamo fatto la Royal Rumble e vediamo il Saturday Night Live. Vedete, ci sono tutti i maggiori lottatori dell'epoca, c'è Hulk Hogan, Mr. Perfect, Big Boss Man, la squadra Demolition, che loro due sono già in coppia, quindi li prendiamo. Million Dollar Man, prendiamo il Million Dollar, il nuovo milionario qua, e mettiamoci con Hulk Hogan. Un gioco molto, cioè ovviamente non ha i tecnicismi di un picchiaduro quelli che abbiamo visto ieri o quelli che vedremo più avanti, è un simulatore di wrestling, quindi non ha palle di fuoco, cose assurde, no, ha semplicemente le mosse del wrestling, potete far di tutto. Come potete vedere, per, essendo un mangia gettoni, un gioco dovete inserire il più gettoni possibile, avete l'energia lì e mettendo una moneta potete avere più energia. Metteci tutte le mosse, cioè se siete appassionati di wrestling, secondo me questo è ancora divertente. Forse l'unica pecca che li possiamo trovare è che ha pochi personaggi rispetto alle centinaia di wrestler che ci sono, però vedete, adesso mi sono dato il cambio, sto usando Hulk Hogan. Se state giocando, cavate in due, uno usava uno, usava l'altro. No, proprio il wrestling è una cosa che o piace o fa schifo, cioè non c'è. Io mi ricordo che quando è la WWE è venuta anche un giorno a Trieste ufficialmente, sono andato a vederli, perché in TV si vede benissimo che è finto, invece stando lontani sul palco si ha l'illusione, come andare, dovete tenere conto di questo, è andare come andare a teatro, state vedendo un teatro dove la gente recita le porte. Dovete vedere, ci sono un sacco di mosse, un gioco che secondo me è uno dei migliori giochi di wrestling da sala giochi che hanno fatto. Dopo, chiaro, è un gioco del 91, quindi certe cose sono evolute, però altri giochi sono peggiori di questo. Questo ci ho fatto delle partite volentieri, anche perché se eravate abbastanza bravetti vi durava il gettone. Se riesco si può anche andare fuori da ring, ma non è, eccolo, mi sono fatto buttare fuori da ring. Potete fare tutto, potete buttarvi da ring, potete prendere queste cose edificanti, tipo picchiare con, devo tornare su perché sennò vengo squalificato,
per tornare su, guarda se come si può andare su, eccola. Curiosamente non c'è il wrestling femminile, anche perché in quegli anni forse non era tanto diffuso, perché c'è stato un periodo che il wrestling femminile c'era, ma era più uno spettacolo di spogliarello per maschi, cioè c'erano queste wrestler che erano quasi delle modelle e praticamente finiva che andavano a spogliarsi. Adesso negli ultimi anni invece il wrestling femminile è diventato un alto livello di muscoli ed è diventato praticamente l'equivalente maschile. Si è persa l'elemento spogliarello, ma ci sta, insomma, sono questi accidenti. Riuscirà Bogan a vincere questa? La carezza in un pugno. No, mi sta schienando. No, bravo. Ce la possiamo fare. Perché se io adesso aggiungo un gettone, infatti se adesso avessi messo veramente 500 lire, avrei recuperato l'energia. Anche se sta soffrendo, ha un po' di mal di pancia il Bogan. Magari anche ci sta. Cioè anche questo non è tecnico, è cacciarone. Però insomma, se vi sentite la sera un po' stressati dalla giornata, anche menare le mani con questo vi fa sfogare un po'. Banzai! Niente, non ce l'ho fatta. Diciamo, è piuttosto buffo come i giapponesi riescano a rendere bene un gioco americano, però... Guarda, c'è un però. Riuscirò a... dovrei schienarlo in qualche modo, ma... Questa... veramente... e basta! Guarda. Si è fatto sottomissione. No, e vinciamo il potere dell'amicizia. Fra 4 round potrei giocare. Guarda, è bellissimo questo vestito da poliziotto. Bon, finiamola qui perché sennò superiamo il tempo che mi ho ripromesso di fare questi video. Abbiamo visto un simpatico gioco di wrestling e domani vedremo qualcos'altro di interessante. Buona giornata a tutti e alla prossima. Ciao ciao!